percorsi fuori dal comune. Cosa c'è fuori dal comune, oltre che questo magnifico posto? Sediamoci qua magari, così me ne parli un libro. Sul libro è un'idea, cioè un'idea di vita. Vuole essere una ricerca di se stessi tramite la natura, perché noi giriamo, ma alla fine quello che cerchiamo è sempre dentro di noi, e per riuscire a vederlo spesso bisogna allontanarci un po' dal quotidiano per riuscire ad avere un terzo occhio, diciamo, più lontano, un po' più obiettivo. E per ragionare bene bisogna essere tranquilli. Cosa pensi di fare qui in questo spazio? Vedi, questa è la parte alta, dove è la più panoramica di tutte, dove si comincia a esplorare un po' il posto per orientarci, per capire dove si è, perché il corso verrà sviluppato più dentro al bosco, dove vediamo lì c'è una vegetazione più intensa, c'è pochi sentieri ma buoni. Ma sarà un percorso quello più facile o quello più complicato? Ecco, lì si sviluppano vari percorsi, ce n'è uno più semplice per vari gradi, si arriverà gufo difficoltà. Bianco, gufo verde, gufo rosso. Gufo esatto, nero. Arriveremo al gufo nero, poi anche andando verso quel fosso che c'è là per di là. Essere seduti qua a guardare questo panorama e vedere un capriolo tranquillo che si mangia, fa colazione. Mi piacerebbe sedermi lì, così continuiamo la chiacchierata. Questi legni li ho comprati, ma tutte le basi invece sono tutta legna del posto, perché io volevo cercare di adattare, di non prendere niente da fuori, di non portare fuori niente, o meno il meno possibile, ecco, di modo che comunque si abbia tutta una sua originalità questo posto. Però quello che noi facciamo nei corsi è cercare di vivere la natura, di conoscerla, quindi non solo di starci seduto sopra con un telo, ma sapere dove mettersi a sedere, che il telo non ce n'è bisogno, ad esempio. Oppure invece di portarsi dietro per forza tutta la roba da mangiare, da dormire, eccetera, eccetera, sapere che nel bosco, soprattutto in questa stagione primaverile, ma anche più avanti in estate, è pieno di frutti, è pieno di risorse e di cose che si possono trasformare, e anche di giochi che si possono fare con queste cose, perché con l'orienteering o con l'accensione del fuoco, con cercare di costruire alcune torce, che qua ne ho un esempio che le ho preparate. Questo è un genere di... Abbiate notato voi che siete cittadini, una delle prime cose che si nota quando si è qui, dopo il panorama, forse, è il silenzio. Cioè qui c'è solo aria, uccelli, vento, animali e basta. Dopo qualche ora ci si disintossica dallo stress della città, si torna a sentire di nuovo tutti i rumori con piacere, perché noi in città siamo abituati a non voler sentire tutti i rumori, perché c'è l'autobus, chi è che lo vuole sentire, o il clacson o quell'altra cosa, nessuno li vuole sentire. Invece dopo un po' qui sei più attento, perché c'è un verso nuovo di un uccellino nuovo, c'è un rumorino che ti fa scoprire che c'è una biscia che prende il sole, o senti l'urlo della poiana che sta facendo il suo giro di ronda. E quindi è un modo di vivere, di concepire anche in questo momento particolare un modo migliore di stare al mondo, di vivere la vita. Esatto, noi qua, quando nei nostri corsi, a parte insegnare
tutto quello che è l'anima della sopravvivenza, quindi riuscire a trovare l'acqua, il cibo, farsi un rifugio, un fuoco, non perdersi mai d'animo, ma tutto ciò deve essere tradotto, cioè deve essere fatto per riuscire a estraniarsi dal mondo e trovare se stessi e un bel rapporto con la natura. Quando si torna a casa si è nuovi. Di più che sopravvivenza è vivere alla grande. Sì, effettivamente noi stiamo traducendo un po' questo qua, infatti abbiamo usato survivere proprio, e me l'ha consigliato un mio caro amico come noi. E perché vivere sopravvivere per noi deve essere vivere sopra a questo mondo, che oltre a questa realtà che ci propongono tutti i giorni, che sembra l'unica realtà possibile, in realtà trovare la realtà che è più vicina a quello che ognuno di noi cerca. E vai con su vivere.